In questo video vediamo come calcolare la densità di energia elettromagnetica rilasciata nello spazio da un'onda elettromagnetica monocromatica che si propaga, per esempio, verso destra con velocità c. Qui è rappresentato il cosiddetto da me profilo globale dell'onda, cioè una fotografia istantanea che mostra il campo elettrico e il campo induzione magnetica oscillanti in una regione dello spazio. Fotografia fatta ad un istante di tempo fissato. Sappiamo che l'onda elettromagnetica, come anche accadeva alle onde meccaniche, trasporta energia e la disloca nello spazio con una certa concentrazione, cioè una densità di energia che sta a significare quanti joule l'onda elettromagnetica rilascia nello spazio per ogni metro cubo, per ogni unità di volume. Quindi la densità di energia sarebbe quanto l'energia è concentrata nello spazio. Vedremo, anzi già lo sappiamo, che l'energia è rilasciata sia dal campo elettrico che dal campo induzione magnetica e queste due quantità di energia sono, vedremo che sono uguali, cioè tanta energia rilascia il campo elettrico, tanta ne rilascia anche il campo magnetico. Si dividono perfettamente il compito, il campo elettrico e il campo magnetico, di rilasciare energia nello spazio. Inoltre, vedremo anche che più il campo elettrico e il campo magnetico oscillano con grande ampiezza, l'ampiezza è E0 e B0, e più energia rilasciano nello spazio. E0 e B0 sono le ampiezze e sono i valori massimi di oscillazione del campo elettrico e del campo induzione magnetica. Se per esempio le ampiezze di oscillazione raddoppiano, E0 raddoppia, B0 raddoppia, l'energia che rilascia nello spazio il campo elettromagnetico quadruplica. Questo perché l'energia, la densità di energia più precisamente, è proporzionale al quadrato delle ampiezze del campo elettromagnetico, E0 al quadrato, B0 al quadrato. Questi sono i risultati finali che troveremo. Cominciamo disegnando il profilo globale dell'onda elettromagnetica e ricordando che il campo elettrico e il campo induzione magnetica oscillano secondo un andamento sinusoidale o cosinusoidale, che alla fine è lo stesso, e l'ampiezza di oscillazione, cioè il valore massimo che abbiamo visto, E0 e B0, sono qua, E0 e B0 all'inizio di questa formula, sono le ampiezze di oscillazione dei campi. Ora, questi disegni rappresentano il profilo globale, ma noi immaginiamo di scegliere un punto solo, per esempio questo, e di andare a tracciare il profilo locale in quel punto, cioè vuol dire in quel punto vedere come il campo elettrico oscilla su e giù, eccolo qua, al passare del tempo, e come il campo magnetico oscilla avanti e indietro, oscilla nello stesso modo del campo elettrico, al passare del tempo. Qui il disegno l'ho fatto solo per il campo elettrico, ma per il campo magnetico è identico. Questa è l'ampiezza di oscillazione del campo elettrico, E0, ma potrebbe essere B0, l'ampiezza di oscillazione del campo magnetico. In questo punto che abbiamo scelto nello spazio, il campo elettrico quindi oscilla, il campo magnetico oscilla e noi sappiamo che quando c'è un campo elettrico in un punto dello spazio, lì c'è una densità di energia associata al campo elettrico, cioè energia rilasciata dal campo elettrico. L'energia rilasciata dal campo elettrico si calcola con questa formula, un mezzo epsilon 0, e qui abbiamo il quadrato del campo elettrico. Sappiamo anche che lì oscilla il campo magnetico, che rilascia la sua densità di energia, qui chiamata UB, l'altra è UE, densità di energia del campo elettrico, densità di energia del campo magnetico, che è data da una formula molto simile a quella del campo elettrico, 1 diviso 2 mi 0, e di nuovo abbiamo il quadrato del campo magnetico. Queste energie rilasciate innanzitutto sono uguali, si può dimostrare, noi non lo faremo, ma sono uguali nel senso che il campo elettrico e il campo magnetico in ogni momento rilasciano la stessa quantità di energia in quel punto. Ma inoltre questa densità di energia rilasciata da ciascuno dei due campi è una quantità variabile nel tempo, perché quando il campo elettrico è più intenso e il campo magnetico pure, allora rilasciano più energia. Quando per esempio il campo elettrico per un momento è 0 e il campo magnetico pure, in quel momento l'energia rilasciata da entrambi è 0. Quindi questa energia, queste energie che vengono rilasciate in questo punto dello spazio dai campi elettrici e magnetici sono energie per così dire pulsanti, cioè vanno e vengono in funzione dell'andamento
delle oscillazioni del campo elettrico e del campo magnetico. Queste oscillazioni sono però estremamente rapide. Stiamo parlando per la luce visibile di 10 alla 14, 10 alla 15 oscillazioni al secondo, anche per in altri range, in altri settori dello spettro elettromagnetico, comunque le frequenze sono lo stesso molto alte. Per esempio nel caso delle microonde siamo comunque ai gigahertz, miliardi di hertz, quindi si tratta quasi sempre di oscillazioni estremamente rapide che noi non siamo in grado di avvertire, non siamo in grado neanche con gli strumenti di evidenziare. Quindi nei fatti questo campo elettrico e magnetico oscillanti ci appaiono come se fossero costanti, cioè come se noi non avessimo un'onda elettromagnetica che giunge e attraversa questo punto facendo oscillare su e giù e avanti e indietro il campo B. A noi ci appare come se ci fosse in questo punto che abbiamo scelto un campo elettrico fisso, quindi costante, e un campo magnetico pure costante. Quindi tutte queste quantità istantanee, in particolare la densità di energia totale rilasciata istante per istante, noi le andremo invece a mediare nel tempo, perché tanto quello che ci appare nei fatti non è una energia elettrica e magnetica che oscillano, perché noi non siamo in grado di vederle queste oscillazioni. Noi abbiamo l'impressione, l'illusione che queste densità di energia siano fisse, siano in pratica i valori medi, mediati nel tempo, dei valori istantanei. Quindi noi dobbiamo andare a calcolare i valori medi nel tempo di queste densità di energia. In pratica si tratta di fare il valor medio di E quadrato e il valor medio di B quadrato. Siccome E e B erano praticamente seni o coseni, in pratica dobbiamo fare il valor medio di un sen quadro, cioè di un sen quadro oppure valor medi dei cosquadri, cioè i valori medi in pratica delle funzioni sinusoidali. Quindi noi, partendo dal campo elettrico sinusoidale o anche dal campo magnetico, che è lo stesso, tanto dobbiamo farlo per entrambi, dobbiamo poi, questo è il campo elettrico, dobbiamo poi farne il quadrato di questo campo elettrico, quindi dobbiamo fare il quadrato in pratica di una funzione seno o di una funzione coseno, e troviamo questo grafico di colore rosso che appunto è il campo elettrico al quadrato. Il massimo valore di questo campo elettrico al quadrato è il quadrato dell'ampiezza. Siccome il campo elettrico al massimo raggiungeva il valore E0, cioè l'ampiezza, il suo quadrato raggiungerà il valore E0 quadrato, e lo stesso per il campo magnetico, potrebbe essere B0 e B0 quadrato. Ora noi dobbiamo fare il valor medio di questa funzione oscillante colorata in rosso, cioè di E quadrato. È riportata qui la funzione oscillante E quadrato, campo elettrico al quadrato. Il valor medio si dimostra matematicamente che vale esattamente metà del valor massimo. Si vede anche intuitivamente dal disegno che esattamente a metà questa linea taglia il profilo di sen quadro, essenzialmente lo taglia perfettamente a metà, lasciandone una metà sopra e una metà sotto, quindi è il valor medio. Quindi il valor medio in pratica del sen quadrato è un mezzo. Il valor medio quindi del campo elettrico al quadrato è la massima ampiezza al quadrato, e 0 quadrato diviso 2. È scritto qua il valor medio di E quadrato è la massima ampiezza, cioè l'ampiezza quadrata diviso 2, massimo valore diviso 2. È scritto anche qui in corrispondenza di questa linea verde, e è scritto anche qua. Quindi nella formula di prima, dove andiamo a calcolare le densità di energia medie mediate nel tempo, andiamo a sostituire al valor medio di E quadrato metà dell'ampiezza quadrata, ottenendo quindi un quarto Y0 e 0 quadro. Lo stesso identico discorso che abbiamo fatto per il campo elettrico lo facciamo anche per il campo induzione magnetica, quindi dobbiamo fare il quadrato di questo campo B e poi il valor medio. Il campo B essenzialmente è un seno o un coseno anche lui, moltiplicato per B0, e quindi quando andiamo a fare il valor medio del quadrato di B otteniamo metà dell'ampiezza quadrata, cioè metà di B0 quadrato,
andiamo a sostituire questa espressione qua e troviamo un quarto, B0 al denominatore, B0 alla seconda. Quindi questi due termini sono le densità di energia che il campo elettrico e il campo induzione magnetica rilasciano nello spazio in una unità, in ogni unità di volume. Quindi è la concentrazione di energia. Quanti joule ci sono, per esempio, per metro cubo o più realisticamente per millimetro cubo? Energia elettrica e densità di energia magnetica. Questi due termini abbiamo detto che sono uguali. In quanto il campo elettrico e il campo magnetico si dividono in modo perfettamente equo il compito di dislocare l'energia nello spazio. Quindi sono due termini che hanno lo stesso valore. Allora, quando vogliamo calcolare la densità di energia rilasciata dall'intero campo elettromagnetico nello spazio, possiamo sì sommare la densità di energia elettrica e la densità di energia magnetica, ma possiamo anche più semplicemente raddoppiare uno dei due, tanto hanno lo stesso valore. Quindi raddoppiamo per esempio questo, due volte la densità di energia elettrica media, e troviamo un mezzo epsilon 0 e 0 quadrato, oppure raddoppiamo l'altro trovando un mezzo B0 quadrato su B0. Quindi noi abbiamo queste due espressioni, o questa espressione con la somma dei due termini, per calcolare l'energia che la radiazione elettromagnetica, cioè l'onda elettromagnetica, rilascia nello spazio, come se il campo elettromagnetico non variasse, non oscillasse, fosse un campo elettromagnetico costante, cioè un campo elettrico fisso, un campo magnetico fisso. Ma quale valore avrebbe questo campo elettrico fisso? Non avrebbe il valor massimo come valore fisso, avrebbe una via di mezzo tra 0 e il valore massimo, e lo stesso il campo induzione magnetica. In altre parole, qual è il valore medio di questo campo elettrico e di questo campo magnetico, come se non oscillassero ma fossero costanti? Consideriamo per adesso il campo elettrico. Questo valore medio del campo elettrico, come se fosse costante, si chiama valore efficace e lo si trova facendo la radice quadrata della formula che abbiamo trovato prima, cioè che del valore medio del campo elettrico al quadrato. Facendo la radice quadrata della formula di prima, otteniamo che il campo elettrico è come se avesse un valore fisso, chiamato valore efficace, pari alla sua ampiezza, diviso radice di 2. Quindi è come se invece di avere un campo elettrico oscillante, avessimo un campo elettrico fisso, di valore, ampiezza massima è 0. Diviso radice di 2 si chiama valore efficace del campo elettrico e vale all'incirca 0,71 e 0 sarebbe 1 diviso radice di 2. Cioè è come se noi avessimo un campo elettrico statico di valore circa il 71% dell'ampiezza massima. Per il campo induzione magnetica vale lo stesso discorso. È come se noi avessimo non un campo B che in quel punto che abbiamo scelto oscilla continuamente, ma avessimo un campo B di valore fisso, un campo magnetico statico, il cui valore efficace, fisso, fissato, costante, è B0 diviso radice di 2.